Buongiorno amici, oggi vi mostrerò come preparare i famosi biscotti ungheresi, quelli a forma di U o ferro di cavallo, con le due estremità tinte nel cioccolato. Questi biscotti hanno una friabilità e una scioglievolezza che nessun'altra frolla potrebbe dare. Gli ingredienti per questa ricetta sono 425 g di farina 00, 175 g di zucchero a velo, 230 g di burro morbido, un uovo, un cucchiaino di vaniglia, un pizzico di sale, due cucchiaini di lievito per dolci. Per questa ricetta utilizzerò questo stampo per biscotti. Nella ciotola ho messo lo zucchero, il pizzico del sale e il burro. Lavoro con le mani per qualche minuto. Aggiungo il lievito, l'uovo, l'aroma vaniglia e infine la farina. Lavoro con le mani e ottengo un composto liscio e ben amalgamato. Avvolgo il panetto nella pellicola trasparente. Lascio riposare in frigo per 30 minuti. Trascorso il tempo, ho adagiato un pezzo del panetto sulla spianatoia infarinata. Realizzo delle corde piuttosto sottili. Con l'aiuto del coltello taglio e ottengo tanti piccoli pezzi di circa 6 cm. Posiziono i piccoli pezzi nelle scanalature. Procedo in questo modo e riempio tutto lo stampo. Metto il forno già caldo, lascio cuocere a 170 gradi fino a doratura. Ora che sono cotti, lascio raffreddare. Per decorare i biscotti utilizzerò cioccolato fondente sciolto e granella di pistacchi. Intingo le punte del cioccolato e poi nella granella di pistacchi, adagio su carta forno. I biscotti possono essere anche intinti solamente nel cioccolato. I biscotti a forma di U o ferro di cavallo sono pronti, buoni e molto semplici da fare. Questi biscotti hanno una marcia in più. Un grosso abbraccio a tutti gli iscritti vecchi e nuovi. Ciao!